Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlare di regali di Natale perché si sta avvicinando questo periodo e quindi ho pensato di fare un video simile a quello che avevo già fatto l'anno scorso per parlarvi dei regali di Natale. Quelli dell'anno scorso li trovate tutti nella playlist dedicata al Natale, proprio una playlist che si chiama Tutto Natale, comunque ve la lascio nelle schede, lì trovate tutti gli argomenti che riguardano appunto regali di Natale, tutte cose insomma dedicate al Natale. E quest'anno ho pensato di fare un video leggermente diverso, quindi darvi sempre dei consigli sui regali di Natale, ma questi hanno una particolarità, sono tutti regali un po' ironici, quindi regali scherzosi, quei regali che vengono fatti magari in aggiunta a un regalo più serio o anche magari come regalo da solo, però a una persona che comunque ha senso dell'umorismo e un regalo che comunque volete fare per sorridere insieme alla famiglia o agli amici. Quindi sono tutti regali che hanno questa caratteristica, sono da prendere come scherzo, quindi non sono regali seriosi, regali importanti, ma sono tutti regali così, abbastanza ironici. Li trovate tutti su Amazon, quindi tutti reperibili online. Vi lascio tutti i link giù in info box, così se volete qualcosa trovate tutto direttamente giù. Ma direi che ho già parlato troppo e cominciamo subito. La prima cosa, io ho scritto tutto sul mio quaderno come al solito. La prima cosa che vi voglio far vedere è una tazza che può essere usata sia come tazza sia come portapenne e ha la particolarità di avere la forma dell'obiettivo della macchina fotografica con il suo portabiscotti, perché la parte superiore si può staccare, si può mettere a fianco e utilizzare come portabiscotti. Se la usate come portapenne, ovviamente potete usarla per le graffette, per la gomma, insomma, quello che volete. Ed è questa, secondo me, una cosa ironica, scherzosa e particolare da regalare a qualcuno che ovviamente ama la fotografia o che magari fa proprio il fotografo di professione, perché è una cosa particolare. Voi immaginate magari una persona che ha uno studio di fotografia o un negozio di fotografia e utilizza come portapenne una cosa del genere. Secondo me è particolare, carina, comunque una cosa ironica e costa 9,99 euro. Perché la cosa importante che non vi ho detto quando ho fatto la lunga premessa è che tutti questi regali che io vi nomino stanno sotto i 15 euro, quindi insomma super fattibili. Poi la seconda cosa è un'altra di quelle idee, diciamo un po' particolari, perché è un dispenser per il dentifricio con il porta spazzolino da denti. Quindi questa è una cosa che magari non è neanche così ironica, però è particolare, quindi secondo me fa un po' sorridere. Comunque, questo oggetto porta spazzolino da denti per poterli tenere tutti vicini e questo dispenser per il dentifricio che funziona un po' come il sapone, voi andate a premere e viene giù il dentifricio senza stare a premere ovunque il tubetto del dentifricio. Quindi è una cosa, secondo me, anche questa un po' particolare e costa 10,99 euro. Un'altra cosa che mi ha fatto sorridere è una tazza, quindi sì, di nuovo una tazza, anche questa ha il portabiscotti, però questa diciamo che non è tematica, va bene per tutti, però ha la particolarità di essere molto ironica perché ha sopra un'espressione comunque che fa sorridere. Quindi secondo me anche queste possono essere quelle cose che fanno sorridere, che sono carine e che comunque sono utili, perché poi alla fine una tazza si può usare per la colazione, si può usare per bere la vostra bevanda preferita, per prendervi il tè, quindi comunque è una cosa che usate e allo stesso tempo fa sorridere. E queste sono in tre versioni diverse, costa 9,31 euro. Poi rimaniamo in tema di tazze, quest'anno sono fissata con le tazze, però questa è l'ultima, ve lo giuro. Questa è una tazza particolare che a me ha fatto sorridere perché ha la caratteristica di essere una tazza magica, viene chiamata tazza magica o tazza creativa, perché si presenta come un cielo stellato quando è vuota, ma nel momento in cui voi andate a mettere nella tazza la bevanda calda, questa tazza si trasforma in questo cielo stellato, cominciano ad apparire tutti i pianeti, quindi diventa praticamente la tazza dell'universo con tutti i pianeti sopra. E questa è una cosa che secondo me comunque è carina, a me piacerebbe sinceramente. E costa 9,95 euro, quindi è formulata in modo tale che il calore della bevanda che andate ad inserire possa far
cambiare, diciamo, la parte esterna della tazza, facendo appunto apparire questa galassia sulla vostra tazza. Quindi anche questo è un regalo che secondo me può essere carino. Poi un'altra cosa, sempre un po' ironica, però utile, è una chiavetta USB in due versioni. Una è a forma di tartaruga e costa 5,79 euro. La trovate sia da 16 giga che da 4 o 8 giga. Ovviamente se la prendete da 4 da 8 costa addirittura un pochino meno. E poi c'è la chiavetta USB tipicamente natalizia perché ha forma di albero di Natale. Questa la trovate da 16 giga a 9,99 euro. Se la volete più capiente, diciamo, costa un pochino di più. Però da 16 giga comunque state sotto i 15 euro. Ed è una cosa utile a tema ed è comunque carina. Sempre restando sulle cose a tema, ci sono anche delle cover per iPhone che sono tipicamente natalizie, quindi hanno delle figure molto simpatiche sopra che fanno sorridere e costano 4,99 euro, ma ne avete 3. Quindi con 4,99 euro voi riuscite a prendere un pacchetto di 3 cover natalizie con delle figure molto carine. Io vi ho linkato un tipo particolare, ma poi se andate a vedere potete anche cambiare i vari disegni che ci sono sopra, quindi è un po' particolare. Un'altra cosa che secondo me è davvero ironica è un portaocchiali da scrivania che ha il naso e i baffi. Questa è una cosa che a me è piaciuta molto perché da regalare magari a una persona che sta in ufficio, che ha la scrivania, che magari ha anche un po' di senso dell'umorismo, può essere veramente una cosa molto simpatica. È fatto di legno questo oggetto e costa 9,99 euro. Secondo me è veramente una cosa simpatica. E poi, sempre più o meno sullo stesso genere, c'è un portacellulare a forma di tartaruga che costa 14,15 euro, quindi state anche qua sotto i 15 euro. Ed è particolare perché comunque c'è questa tartaruga che vi potete mettere sulla scrivania e andare contemporaneamente ad appoggiare anche il cellulare. Quindi, insomma, mi sembra una cosa che può essere carina. Un'altra cosa, sempre diciamo un po' su questo genere, è il calendario perpetuo fatto di legno. Questo è particolare perché la simpatia di questo oggetto sta nel fatto che quello che ho trovato io sopra ha diversi motivi. C'è il gufo, la tartaruga, c'è l'animaletto, magari il cavallo, il gatto. Quindi, insomma, è una cosa simpatica, carina, che anche in questo caso può essere utilizzata per la scrivania o anche magari semplicemente da appoggiare su una mensola in casa vostra, se vi piace magari avere il calendario di legno fatto in questo modo. Secondo me è una di quelle cose che comunque può far sorridere e costa 11,95 euro. Poi l'ultima cosa che ho visto, sempre restando in tema ironia, sono delle penne particolari. Una è a forma di fenicottero e costa 7 euro, poi ce n'è una un po' particolare perché è a forma di rossetto e può andare bene per quelle donne che amano magari il make-up, truccarsi, quindi da tenere in borsetta questa pennina piccola a forma di rossetto, comunque carina, e costa 6,20 euro. E poi ci sono delle penne molto simpatiche, molto particolari, che possono magari essere aggiunte ad un pacchetto regalo, che sono quelle tipicamente natalizie, quindi con varie figure di Natale anche molto carine, che costano 2,51 euro. Quindi in questo caso magari è una cosa che si può aggiungere al pacchettino, proprio quando fate il pacchetto, anziché andare a mettere magari il fiocco e basta, potete andare a mettere un fiocchetto e insieme questa penna per il prezzo che ha, diciamo che è una cosa che si può anche aggiungere e che comunque è carina e fa sorridere. Queste sono le mie idee ironiche per Natale, quindi ho pensato di fare questo video perché i regali, comunque quelli seri, quelli importanti, li avevo già trattati l'anno scorso, quindi avevo parlato anche di cose come ad esempio un orologio, insomma cose di un certo spessore. Quest'anno ho pensato di fare una cosa un po' più leggera, ho pensato ma perché non sorridere un po' anche quando si aprono i regali di Natale, andare a regalare anche una cosina che magari è veramente un po' particolare, ma può avere questi elementi di simpatia. Io credo che ci siano delle persone che possono veramente apprezzare queste cose perché magari hanno tanto senso dell'umorismo e magari una cosa del genere davvero la possono apprezzare, magari più del regalo serio e particolare.
Quindi, come vi dicevo, trovate tutto giù in info box. Io spero di esservi stata utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.